Quello che abbiamo appena visto era una parte veramente introduttiva sulle meccaniche. Noi in realtà vedremo in maniera molto approfondita la trazione, la durezza, la resilienza, vedremo qualcosa sulla fatica, vedremo qualcosa anche sul grip, cioè vedremo dei meccanismi di energia in maniera abbastanza approfondita, in alcuni casi anche molto approfondita. Qua iniziamo un po' dalla base, cioè come sono fatti questi metalli di cui stiamo parlando, perché altrimenti non ci capiamo. I metalli sono sostanzialmente organizzati quasi sempre con reticoli cristallini di borzinato. Quasi tutti quanti i metalli, con l'eccezione del mercurio, a temperatura ambiente sono solidi. Quindi in realtà la posizione che assumono gli atomi nello spazio è sostanzialmente ordinata, regolare, e danno luogo a quello che viene chiamato reticolo cristallino. Il legame metallico, sapete tutti come è fatto, praticamente nel legame metallico gli atomi sono posizionati nelle posizioni reticolari e mettono a disposizione gli elettroni di valenza a formare quello che viene chiamato superorbitale, e da cui per esempio otteniamo la conducibilità elettrica del nostro metallo. In un metallo, se lo soggetto fosse tutto di ferro, l'elettrone che sta qui, legato a questo atomino, in realtà non è legato a questo atomino, l'elettrone di valenza intendo, ma in realtà è in comune con tutti quanti gli altri atomi, quindi applicando la differenza di potenziale consente il passaggio di elettroni, e quindi c'è la conducibilità elettrica, per fare un esempio, d'accordo? Ebbene, dal punto di vista della struttura cristallina, da considerazioni puramente geometriche, possiamo affermare che esistono 14 modi diversi di organizzare gli atomi nello spazio, detti reticoli di Bravais. Vediamo come si costruiscono questi reticoli. Qui vedremo i tre casi, come dire, più interessanti per quanto ci riguarda, perché sono quelli più frequenti, ma non che gli altri non siano interessanti, ma sono semplicemente meno frequenti. Bene, immaginiamo di tentare di riempire un piano posizionando delle sferette, cercando di costruire un reticolo bidimensionale a massima compattezza. È abbastanza semplice, vedete? Metto un filare, poi prendo il secondo filare e lo inserisco in mezzo fra gli spazi vuoti e così via, d'accordo? Ebbene, se io a questo piano ne sovrappongo altri, riempio lo spazio con una serie di piani a massima compattezza. Lo faccio vedere perché non mi è venuto bene. Questo è un modo di riempire lo spazio con piani a massima compattezza, posizionando le sfere del secondo strato nei buchi disponibili del primo e poi riposizionando il terzo strato come stava posizionato il primo strato. Detto questo, in realtà io posso verificare che questo tipo di struttura mi dà luogo, ad esempio, al reticolo di tipo esagonale. È la cosiddetta cella elementare. Quella cella, cioè, che ripetuta, mi dà luogo all'riempimento del mio spazio. Un'altra cella elementare molto importante è questa che vediamo qui. Altro modo di sovrapporre i piani, stavolta il terzo piano è sfalsato, e vediamo che quello che esce fuori, togliendo il di più, la cella elementare è quella relativa al cosiddetto reticolo cubico facce centrate, dove abbiamo una sferetta, facciamo questo anche bene, una sferetta per ogni spigolo e poi una sferetta centrale ripetuta su tutte e sei le facce, il cubico facce centrate. Infine abbiamo un modo un po' diverso di riempire il piano iniziale. Questo è un tipo di riempimento a minor compattezza. Vedete che, per esempio, infatti stavolta il secondo filare non sta ficcato in mezzo tra i buchini disponibili, ma si mette sovrapposto in parallelo, come se riempisse con una serie di quadrati il nostro piano, sovrapponendo un altro piano uguale ma sfalsato e un terzo piano uguale ma sfalsato, ottengo abbastanza facilmente quello che è il reticolo cubico corpo centrato, cioè quel reticolo nel quale c'è un atomo centrale e gli 8 atomi agli angoli si posizionano come appunto vediamo in questa figura. Perché entriamo tanto nel dettaglio? Questo è abbastanza interessante, cioè la posizione degli atomi nel mio reticolo cristallino ha una serie di conseguenze fisiche e meccaniche abbastanza importanti. Comunque, per avere un quadro complessivo dei reticoli di Bravais, vediamo appunto che abbiamo
3 reticoli nel sistema cubico, 2 nel sistema tetragonale, che è identico al cubico ma è allungato, in un caso è semplice, in un altro caso corpo centrato, vedete qua, qua infatti invece abbiamo il semplice, il corpo centrato e il facce centrate, abbiamo ancora l'esagonale che abbiamo visto prima, abbiamo il romboedrico, quindi ancora l'ortorombico, monoclino e triclino. Insomma, per ricordarsi, di fondo si parte dal cubico e poi o lo si allunga, si storcono le facce, si modificano tutti gli angoli, ottenendo tutte le varie combinazioni che si possono ottenere. Vi dicevo, gli importanti sono sostanzialmente 3: cubico faccio entrate, cubico corpo entrato ed esagonale compatto. Per esempio, nel cubico faccio entrate ricordiamo ferro, alluminio, argento, oro, calcio, rame, nickel, piombo, palladio, zirconio. Ve li leggo perché questi simboli dovete sapere. Quindi non fate casino fra magnesio e manganese, Mg, Mn, perché fate proprio riferimento a materiali profondamente diversi. Cubico esagonale compatto: berillio, cadmio, cobalto, magnesio, titanio, zinco. Cubico corpo centrato: bario, cromo, ferro, potassio, lito, molibdeno, sodio, niobio, tantalio, vanadio, tungsteno e zirconio. Ops, già mi accorgo di qualcosa di curioso, e cioè il ferro, per esempio, mi compare qui e mi compare qui. Cioè, anche solo per elementi puri, al variare della temperatura, al variare delle condizioni fisiche, ma in realtà in questo caso noi sappiamo che ci importa solo della temperatura, io avrò a che fare con più di la possibilità di avere più di una fase che mi cambierà a seconda della temperatura. Scopriremo più avanti, ad esempio, che il ferro potrà essere cubico corpo centrato o cubico facce entrate a seconda, appunto, il ferro puro intendo, della temperatura. Le cose si complicano ancora di più aggiungendo elementi di lega, per cui, per esempio, se il cubico corpo centrato nel ferro è stabile da temperatura ambiente fino a 912 gradi e il solo diventa stabile il cubico facce entrate, ma la pentola di cucina in casa vostra, in acciaio inossidabile, è in realtà cubico facce centrate. Perché mi diventa cubico facce centrate? Perché ci ho messo il nickel che mi modifica la stabilità delle varie fasi. Ma questo lo vedremo con tutta calma. Focalizzandoci su cubico facce centrate e cubico corpo centrato, cosa possiamo raccontare? Ma qualcosa di abbastanza interessante. Intanto sono due reticoli con diversa compattezza. Che vuol dire? Che la loro, il riempimento di pieno e vuoto è differente. Facciamo riferimento semplicemente alla cella unitaria. Nella cella unitaria vediamo, per esempio, il cubico corpo centrato, che la cella unitaria, il pieno rispetto al vuoto è dato da che cosa? Il pieno sarà dato da questo atomo centrale qui, che varrà 1, e dal contributo di questi 8 atomi che stanno nell'angolo. Il contributo alla cella unitaria degli 8 atomi che stanno sull'angolo, quant'è per ognuno? Immaginate che qui voi avete poi un'altra cella unitaria, sotto un'altra cella unitaria, d'accordo? Quindi in realtà questo atomino qua, a questa cella unitaria, contribuirà per un... Forza! Un ottavo, giusto? Siete sicuri, avete capito? Se io ho quindi che questo centrale è pari, vale 1 come capacità di riempimento del del pieno, e questi qua laterali, anzi sugli angoli, valgono un ottavo, la cella unitaria avrà una quantità di pieno pari a 2, cioè a 1 più 8 per un ottavo, d'accordo? Ora, visto che avete capito, mi fate la stessa cosa per la cella unitaria del cubico facce centrate. Quant'è? Quanto è il riempimento per questa cella cubico facce entrate? Chi me lo sa dire? Abbiamo 8 atomi sugli angoli e quanti atomi sulle facce? Giuro, elettrifico le sedie, quindi prossima volta no. Posso fare anche da remoto. Quanti sono le facce di un cubo? Quanti atomi abbiamo? Ottimo. Qual è il loro contributo al pieno? Questo atomo qui, che sta in mezzo, sta a metà fra questo e la cella unitaria che sta qui a fianco, giusto?
Quindi in realtà ogni atomo che sta sulla faccia varrà per mezzo. Quindi in realtà io avrò sempre 8 atomi che stanno sullo spigolo, moltiplicato un ottavo il loro contributo al pieno di questa cellula, più 6 che sono gli atomi che stanno sulle facce, moltiplicato un mezzo, che è il loro contributo alla cellula unitaria. Quindi in realtà il pieno in questo caso è pari a 4, 3 più 4. Vuol dire che questo reticolo, che ha un pieno pari a 4, è molto più pieno rispetto a questo, che ha un pieno pari a 2. Cioè la sua densità è più alta. C'è una differenza importante però. Guardiamo stavolta il lato del vuoto. In questo caso, che è un reticolo meno denso, ma il vuoto è molto distribuito, vedete, cioè, il vuoto è un po' dappertutto. Poi in realtà, a parte questi interstizi, ma il vuoto è per la maggior parte concentrato nel centro della mia cellula. Quindi in realtà il cubico facce centrate è più denso rispetto al cubico corpo centrato, ma il vuoto è quasi tutto localizzato in un punto solo. Questi due concetti hanno una conseguenza sui diagrammi di fasi, sul comportamento fisico di alcuni elementi di lega in molti acciai, in molte ghise, veramente importante. Facciamo un esempio sciocco: aggiungiamo a questo reticolo, che per esempio potrebbe essere quello del ferro, del carbonio. Il carbonio è un metalloide insieme con l'idrogeno, insieme con l'azoto, insieme con elementi abbastanza piccoli. È un elemento molto piccolo che si posiziona abbastanza bene all'interno del reticolo cristallino. Ma in questo caso, dove c'è questo vuoto qui molto grosso, lui potrà solubilizzarsi molto bene e sciogliersi molto facilmente. Negli acciai la capacità di sciogliere il carbonio è molto più alta in questo reticolo rispetto a questo. Ma di controverso però, il fatto che il cubico corpo centrato sia meno denso ha una conseguenza sulla diffusività degli elementi, cioè la capacità di questi elementi di muoversi nel reticolo cristallino allo stato solido. Qui dentro gli elementi hanno una diffusività più alta rispetto a questo. D'accordo? Quindi la densità dei nostri reticoli cristallini e la distribuzione del pieno e del vuoto in questi reticoli ha un'immediata conseguenza su due parametri importantissimi nello studio delle leghe metalliche: solubilità e diffusività. D'accordo? E per esempio una conseguenza sarà nel diagramma di fase ferro-carbonio, dove vedremo che il carbonio si scioglie molto più facilmente nel reticolo cristallino cubico facce centrate piuttosto che nel reticolo cristallino cubico corpo centrato, dove la sua solubilità è praticamente nulla. D'accordo? Diffusività. Abbiamo detto questa parola, bisogna dirla in maniera un po' più importante. Quando è che parleremo di uno spostamento tipo diffusivo? Quando il nostro atomo si sposterà per una distanza pari o superiore alla distanza interatomica. Perché sottolineo questo? Perché in realtà potremmo avere anche spostamenti di atomi per distanze inferiori alla distanza interatomica. Nel primo caso noi potremmo avere delle trasformazioni anche metallurgiche all'interno del nostro acciaio, della nostra ghisa, che saranno appunto legate a processi diffusivi. Avranno certe caratteristiche molto precise e vedremo più avanti. Nel caso invece di spostamenti per distanze inferiori alla distanza interatomica, potremmo avere un processo di trasformazione non diffusivo, ma che comunque ci dà luogo ad altre fasi. È il caso per esempio della tempra, dove abbiamo luogo alla formazione di martensite, che è una fase che si forma mediante spostamenti degli atomi per distanze inferiori alla distanza interatomica, e quindi processi non diffusivi. Vediamo se possiamo all'interno dei solidi distinguere fra diffusione sostituzionale, diffusione interstiziale e percorsi elevati a diffusività. Sostituzionale, sostituisco la mia posizione, questo è specialmente fra atomi di dimensioni comparabili fra loro, ferro e nickel per esempio. Diffusione interstiziale è la diffusione di un elemento chimico molto più piccolo rispetto agli atomi della matrice, il carbonio dentro il ferro. Se guardate la tabella di Mendeleev vedrete che le differenze di dimensioni sono molto importanti, l'idrogeno dentro il ferro, l'ossigeno dentro il ferro e così via. Percorsi ad elevata diffusività sono quei percorsi, quelle zone della mia struttura cristallina dove il processo di diffusione è molto più veloce rispetto a quello interstiziale o sostituzionale. Parliamo di bordi grano, cioè di quelle zone che sono fra un grano e l'altro, parliamo delle superfici libere.
parliamo delle dislocazioni, che ancora non sapete cosa sono, diciamola diversamente. Parliamo di tutte quelle zone del reticolo cristallino caratterizzate da un elevato disordine, per cui il livello di energia libera presente è più alto rispetto alle altre, e quindi la capacità di muovere gli elementi è più alta. Questa è una conseguenza abbastanza importante, perché per esempio nei bordi grano quella zona può diventare facilmente una zona in cui precipitano particelle tipo carburi, tipo nitruri, tipo seconde fasi. La diffusione è influenzata da specie che diffondono in mezzo diffondente. Il carbonio che mi diffonde all'interno del ferro ha un comportamento diverso rispetto all'idrogeno che diffonde nell'alluminio, d'accordo? Temperatura, e vedremo che la legge di Arrhenius sarà fondamentale, nella quale appunto una banalità: se alzo la temperatura il pezzo va più veloce, ma questo lo sappiamo. Quando lo sappiamo, è esperienza comune che se alzo la temperatura le cose si muovono più rapidamente. Microstruttura dipenderà dal reticolo cristallino, un po' quei discorsi che abbiamo fatto prima sulla capacità del dispostamento degli atomi legata alla densità più o meno alta del reticolo cristallino di base. Qui vediamo un esempio di diffusione di AMB e di BNA. Questa cosa sta avvenendo a una temperatura vicina alla temperatura di fusione. Abbiamo due pezzi metallici, verde e rosso, aspettando, le parti bianche sono le vacanze, cioè quelle zone del metallo senza l'atomino corrispondente. Aspettando, vediamo una compenetrazione di AMB e di BNA. Ora, qui abbiamo detto due cose abbastanza importanti che vanno stressate. Nella diffusione è importante la temperatura, come ho detto siamo abbastanza vicini al tempo di diffusione, ma un altro parametro importante sarà il tempo, cioè devo aspettare. D'accordo? Quindi per far sì che lo spostamento degli atomi abbia luogo, devo andare su di temperatura o devo aspettare abbastanza tempo, o tutte e due. Spesso tempo e temperatura avranno un compito analogo. Le stesse trasformazioni potranno avvenire per temperature più alte in tempi più rapidi o per temperature più basse in tempi più lunghi. Ma per questo possiamo anche andare oltre. Legge d'Arrhenius, quella che avevo accennato prima, è questa legge qui. È il legame fra la diffusività, cioè la capacità di spostamento di questi atomi nel reticolo cristallino, e la temperatura. Che in un diagramma un po' complicato, che è questo che vediamo, coefficiente di diffusione reciproco della temperatura, qui vediamo una temperatura in un andamento un po' particolare, ha un andamento di tipo lineare, vediamo che questa descrizione in qualche modo ci permette di correlare appunto la capacità dell'atomo di muoversi all'interno del reticolo cristallino con la temperatura. Più è alta la temperatura, per esempio vediamo carbonio in ferro alfa, più è alta la temperatura, qui in questo caso la temperatura va verso sinistra, attenzione, più la diffusività è alta, quindi a parità di tempo la distanza percorsa nel mio materiale è lunga.